Ecco lo chef, ce l'abbiamo fatta! Ciao, Ciao carissimo, come stai? c'ho l'aiuto di Matteo perché se non da solo sarebbe stato un disastro. Guarda, io stiamo prendendo tutti la laurea in Instagrammologia in questi giorni. Dove ti trovi in questo momento? Sono al Pagliaccio. Facci un po' vedere, gira il telefono, si può? Che vedo dei libri, vedo... Ecco qua, una bella libreria rossa. Ecco qua. Senti, in che zona è di Roma il Pagliaccio? Allora, il Pagliaccio è vicino tra Campo del Fiore e il Vaticano, quindi sono protetto, diciamo. Ecco. Diciamo che sei, sì, le spalle sono coperte. Mi chiederà perché sono al Pagliaccio, perché ci abito vicino, per quel, sono due passi. Per quel che lo vengo a salutare ogni giorno, il mio bimbo. Ecco. Lo so. L'ho conosciuto perché... festeggiamo 17 anni di Pagliaccio, ecco. Complimenti. Grazie. Non è facile nella ristorazione tenere duro tanto a lungo. No. Poi una città come Roma, che insomma, non è che non hai concorrenti. No, infatti c'è tanta concorrenza, però abbiamo fatto tante cose bene durante questi anni. Sì. Comunque le rifaremo sicuramente. A voglia, guarda, su questo non ci sono dubbi. Se hai tenuto duro 17 anni, puoi tenere duro... tranquillamente anche post Covid. Senti, ma noi abbiamo provato a incontrarci, cioè soprattutto a venire a mangiare da te un sacco di volte. Sì. Poi, vabbè, come dire, non si riusciva mai a scendere a Roma. Adesso sì. Conosceremo un Pagliaccio diverso. Hai una stella Michelin, giusto? Due! L'ho fatta apposta, lo sapevo. Due stelle Michelin da quanto tempo? Dal 2009. Anche lì, 11 anni che tieni 10 anni erotti che tieni botta sulla stella e non è male. Bravo. Sì. Bravo Anthony. Ma perché Anthony? Ho il sangue calabrese, quindi sono duro, attenzione. Perché? Beh, una storia al volo te la racconto. Sono andato in Francia, papà e mamma calabresi, mi dovevano chiamare Carmelo. Ok. Ok, mamma disse no, non voglio che mio figlio si ritrovi con un nome un po' complicato in Francia. Era l'anno Carmelo, poi diventavi. Era un po' l'anno di Anthony Quinn, il figlio di Alain Delon si chiamava Anthony Delon. Ecco, andava un po' di moda questo nome, mia mamma mi ha chiamato così. Quindi una parte mi chiama Antonio, una parte mi chiama Anthony. Beh, però Anthony vuoi mettere. Cioè, Anthony Genovese è sempre uscito da un fumetto di italo-americani a New York negli anni 30. Cioè, ti manca giusto un gin tonic in mano e sei a posto. Sì. Senti, ma se dovessimo raccontare... Stai studiando in questi giorni? Stai provando piatti nuovi? Che stai facendo? Allora, come puoi vedere, le faccio vedere. Adesso me li hanno preso parecchie foglie. Mi sono trovato oggi con Matteo dopo quasi un mese per... parlare un po' del futuro, parlare della riapertura, parlare di un nuovo approccio. Ecco, cosa faremo, in che modo lo faremo? Certo. L'entusiasmo. Adesso dobbiamo capire quando e come, perché è la cosa più difficile da affrontare. Diciamo. Ma sai, per voi chef, per tutti noi, diciamo che però ci sono mestieri in cui proprio la casa voi non l'avete praticamente mai vista. Cioè ci sono categorie di persone che prima la casa... Sì. Cioè io ho un amico chef che ha ancora gli scatoloni da anni, ma perché non ci stava mai, no? Per cui è stato un cambiamento gigantesco per tutti, per alcune categorie professionali ancora piuttosto. Voi siete sicuramente fra quelle. Certo. Vedere la TV la sera per me... è uno shock, diciamo. Ogni sera, ecco, ti deve riempire, non è facile. Non farò del perbenismo dicendo che sei felice di stare a casa. No, non lo è per niente. Ci sono delle giornate che le passo in modo più tranquillo, altre più ansia. C'ho la fortuna di avere un terrazzo condominiale dove ho le mie piante, dove mi invento delle cose per passare la giornata in un modo più sereno. Leggo tantissimo. Cosa leggi? Sia sulla cucina, sia per esempio letteratura, ecco. Quindi questo mi piace tanto leggere. Quindi. Sì, la lettura aiuta tanto nei momenti duri. Perché sì. Poi quando leggi anche i grandi romanzi, che sono sopravvissuti un po' a tutto, no?
Scusate, stiamo un po', adesso torniamo a parlare di cibo in modo più preciso, però è vero che i grandi scrittori ti aiutano proprio a capire che c'è qualcosa che comunque va avanti, no? E i libri sono fra quelli, no? Per cui, soprattutto sulla carta. Senti, ma oggi è il Carbonara Day, ne abbiamo parlato prima. Mi dicevi, guarda, io la carbonara, poi non è che faccio il carbonara tutti i giorni, però magari oggi potremmo inventarcene una così, en passant, come direbbero i francesi amici tuoi. Io non invento la carbonara, se la devo fare la lascio in modo più classico assoluto. Ok. Perché ho avuto brutte esperienze quando lavoravo in Asia, che mi chiedevano, ah tu sei italiano, ci fai la carbonara, ma la carbonara è con dei funghi, con della salvia, con del prosciutto, con del prezzemolo. No, la carbonara, lo sai, abito a Roma, quindi non voglio toccare il piatto. Un totem per la capitale, non va toccato, ma va mangiato in modo più classico. Okay. Il punto è che una volta un cliente mi chiese di fare la carbonara per un ricevimento e l'abbiamo dovuto fare in modo street food, piccole porzioni da canapè. Però ti assicuro che quando vado in Francia a trovare la mia famiglia, spesso me la chiedono. Loro ci mettono il pollo, i francesi, penso un po'. Beh, il pollo mi inquieta. Già il pollo nella pasta in generale mi inquieta. Sì, la fanno anche tanto in America, con tutto il rispetto, ma... Chiedono al mio fratello, c'è il tuo fratello cuoco, ci fa la matriciana, la carbonara. E questa è una cosa che, ecco, mi diverto a fare in quel momento. Senti, ma qual è il truccone che bisogna applicare? Cioè, qual è il vero problema della carbonara? Innanzitutto la qualità dei prodotti, ecco. Questo è fondamentale. Tipo il guanciale, ecco, non usare prodotti di qualità. L'uovo, ecco, il pecorino, il parmigiano, chi aggiunge la tipologia di pasta, la cremosità della carbonara. Ecco. Sembra un piatto facile, non lo è, perché spesso non viene condito in modo giusto, ecco. Pollo nella carbonara e la carbonara classica, nel senso ci descrivono il pollo nella carbonara... Petto di pollo tagliato a julienne aggiunto nella carbonara. Sì, sì, l'ho visto, gli amici miei. Sì, sì. Spavento. E la panna non ce la mettono? In America mettono la panna. In Francia puoi immaginare la panna a go-go. Sì, sì, sì. Anche se ti confesso che io personalmente la panna la amo. Cioè... In questo caso aggiungono la panna per legare la pasta, perché tu lo sai che si aggiunge un po' d'acqua della cottura della pasta, quindi è un aiuto aggiungendo la pasta, la crema. Ecco, beh, la diciamo panna. Che la panna ovunque la metti sta, eh. Ecco, non è che puoi sbagliare se aggiungi la panna. No, è vero però che il problema è che si coaguli l'uovo, il vero problema è quello lì, no? Certo, di non fare una pasta troppo viscida da una parte o troppo, o come se ci fosse dentro la frittata. Infatti, sì, infatti. Per cui possiamo come dare... È come una crema inglese, che è come una crema inglese. Deve saper provare, deve assolutamente controllare il calore dell'uovo, di questa cremosità dell'uovo battuto col formaggio e con l'aggiunto dell'acqua. Questo è fondamentale. Qua scrivono albumi montati a neve, chef. Ah, questo non lo conosco, grazie per l'aiuto. No, mai sentito. Non si fa. Ma io, scusate... Io il bianco dell'uovo non lo metterei nella carbonara, metto solo i rossi, i tuorli. Solo il tuorlo, sì, ecco. Poi se Byron Bay Sausage Rose, non so che tu conosci, ci dice che lo fa con i bianchi montati a neve, però maggioranza tuorlo e no albume, infatti il chef Ignazio Esposito. Sì, non attenzione che tutti i miei amici e colleghi romani si scatenano adesso. No, no, infatti qua vedo che bisogna stare molto attenti. Saluto. No. Sì. Io rimarrei spesso questi prodotti, queste ricette, io non le tocco, le lascio come tale, perché sono dei pilastri della nostra cucina. Senti, ma nella mia, ieri, siccome oggi lanciamo questa challenge sulla cucina italiana, per cui da oggi in poi cucineremo dei piatti classici, invitiamo tutti la nostra audience, che ormai ragazzi è 6 milioni e mezzo, anzi vi ringrazio già ogni volta che posso,
Sai, siamo cresciuti proprio in maniera... Eravamo già grandi, ma adesso devo dire che sta andando molto bene, ma anche perché chiaramente le persone sono a casa e non possono venire a deliziarsi al ristorante e cucinano. Però proprio per, come dire, unire l'Italia anche attraverso la cucina, abbiamo fatto questo hashtag, la ricetta che unisce, dove tu cucini questa settimana la carbonara, metti questo hashtag e ci si connette un po' tutti, faremo delle gare. Ieri pensavo, a me piace tanto la pasta risottata, perché è molto bella la cremina che si crea con l'amido. Però con gli spaghetti non è che tutti abbiamo le pentole da spaghetto lunghe, per cui la puoi mettere in poca acqua, cioè... Ti chiedo, ti faccio una domanda. Se io sbollento gli spaghetti in modo che si pieghino e poi li metto a concludo la cottura in modo risottato, sì. Non mi alleggerisce un po' il carico di grasso? Cioè, se io faccio già una cremina con la parte di amido e poi aggiungo fuori dal fuoco il tuorlo, il guanciale già croccante, ti sembra una strada percorribile o sono delle mie fantasie ormai da Covid? Lo è indubbiamente, lo è, non lo puoi fare tranquillamente. Sì, sì. A me, io in questo, spesso lo faccio in questo modo, non con l'uovo per diverse parti. Certo. Certo, sì, sì. Perché la pasta risottata, c'è da dire, siamo noi che vi ringraziamo voi, no? Grazie veramente... veramente col cuore, perché abbiamo poi un'audience di persone molto, mi dicono certo è ottimo, no, provare, magari ci metti un attimo di più a cucinare, ma certo. In questo momento in cui non siamo proprio, no? Cosa sto amico... facendo a casa ultimamente, scusami, il risone, ecco, per esempio, buono, e come lo fai, vai? Ecco, per esempio, adesso con dei piselli, con degli asparagi di campo, con le favette, ecco, soltanto questo risone, ci mette 10 minuti, un po' di parmigiano per mantecarlo, guarda. Cioè metti tutto a crudo come se stessi risolto? Tutto a crudo, sì. Fantastico. Tutto. Proprio il sapore della... Poca acqua. Usiamo un brodo vegetale. Un brodo vegetale, mamma mia. Quando sbucciate le vostre verdure, anziché buttare le bucce, fate un brodo vegetale in 10 minuti, gambe di prezzemolo, foglie di alloro. È favoloso, guarda. Qualche erba sul finale, un po' di prezzemolo, un po' di quello che trovi. Cioè, sai quando cominci a sentire il saporino in bocca? E quindi fai cuocere così la verdura ti rimane anche bella dura, perché poi... Quel sapore rimangono nel piatto, questo è importante. Perché sai cosa ho notato? Che nella cucina di casa, io sono anni che cerco di convincere mia mamma, che non è per niente una grande cuoca, scusa mamma, vedo Cristiano Savini... uno dei più grandi esperti e produttori di tartufi. Ciao Cristiano, scusa che devo salutare. No, mia mamma mi dice, ma tu fai sempre le asparagi crudi. A me piace la verdura un po' croccantina, no? Scusa Leo, scusa un secondo. Dimmi amore, c'è mio bambino qua. Dai Leo, cosa c'è? Quali cartoni, scusate. Però quello che sarebbe bello è raccontare alle persone come fate voi la verdura nelle grandi cucine. Poi mi piace che la tuffate nel ghiaccio. Come si fa una bella insalata di verdura? Ti do una ricetta per fare gli asparagi, per esempio. Ecco. Vai. Va bene. Anziché sbianchirle, io le faccio direttamente in padella. Mm-hmm. Quindi vengono sbucciate, parto con un filo d'olio d'oliva, poco basso, le faccio caramellare la stessa acqua. Bagno leggermente un po' d'acqua, via finché trovo la consistenza voluta. Con la punta di un coltello mi rendo conto che sono forte. Ci vuole 5 minuti. Abbiamo una leggera croccantezza, tutte le vitamine, il sapore, intatte. L'asparagi, non perdi tempo con pentola, acqua, ghiaccio e via dicendo. Aggiungo per esempio un po' di parmigiana a scaglie, qualche fetta di mandorle, una grattugiata di limone, un piatto delizioso. Guarda. Mamma mia, una fame micidiale, lo faccio subito. Senti, qual è il primo piatto che vorrai cucinare il giorno che, tac, possiamo riaprire il ristorante? Bellissimo. Il primo piatto che cucini qual è? Quindi un piatto da ristorante. Tu il tuo piatto, sì. Ma le polpette. Ah, buone le polpette. Tutte con le polpette, sono cresciuto dalla nonna, quindi la cucina semplice, povera. E dopo il fatto che i miei ragazzi mi dicono, chef, ci deve fare le polpette, perché sono l'unico che le fa veramente, non buonissima,
con amore, perché loro mettono, diventano più hamburger che polpette, cioè non vogliono macinare, non vogliono grattugiare il parmigiano, via dicendo. Io ci metto il prezzemolo, l'aglio, la pimenta moscata, il latte, via dicendo. Quindi è un piatto che pubblicherò prossima settimana, sicuramente un piatto che è la nostra infanzia, un piatto che conosciamo tutti, un piatto che ti le polpette, un... che buone le polpette. C'è tutto l'amore di mamma nelle polpette. Sì, la famiglia, un po' di nostalgia c'è adesso. Sì. Senti, caro, ti ringrazio moltissimo per questa diretta mattutina, perché di solito facciamo l'ora di cena, ma eccezionalmente per il Carbonara Day abbiamo fatto l'ora di pranzo. Bene. Fammi sapere quando, per le polpette, per la tua, visto che non la vuoi proprio anticipare tutta la ricetta, un pochino poi. Sì. Va bene. Vai, lasciamoci con questa ricetta delle polpette. No, ma il modo più classico, metto tre tipologie di carne, guarda, vitello, manzo, maiale, okay. Pane inzuppato nell'acqua e un po' di latte. Tanto così usiamo quello vecchio, che ce n'abbiamo tanto, ok. Tanto prezzemolo, metto un po' di paprika, peperoni, quelli secchi, frullati, se le ce li abbiate, questo metteva nonna, una punta d'aglio. E basta, un filo d'olio d'oliva e basta. Fatemi... No uova, ok. Non metto uova, ecco. Ok. Ecco. E basta. Beh, ok. Ragazzi, ci lasciamo con le polpette. Senti, Anthony. Anthony, grazie, mitico, grazie. A presto, ciao. A presto, ciao. Cari amici, grazie per averci seguito, grazie veramente, viva le polpette con tutto il cuore, con tutta la pancia, se si può. Vi dico questo, alle 16.30 ho Pietro Lehmann, che ha del Gioia di Milano, che ci dirà la sua carbonara veg, visto che è un cuoco vegetariano, e alle 17.30 vado in onda con Francesco Panella, della Pesa e di Feroce a New York, uno degli host più generosi che conosca. Intanto vi aspetto con la ricetta che unisce, hashtag la ricetta che unisce, e a più tardi. Grazie mille e buon pranzo.